Secondo tempo siamo stati ordinati, se abbiamo avuto una pecca abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo quando potevamo mettere in condizione un giocatore di trovarsi davanti al portiere. È chiaro che quando trovi un avversario con tanti centimetri come il Piacenza, nei minuti finali dove vanno a buttare questa palla, dove arrivano anche sull'esterno e riescono a mettere qualche pallone dentro, qualcosa concedi, qualche situazione magari sporca perché occasioni pulite, nitide non ne hanno avute, però abbiamo saputo soffrire come c'era successo anche a Livorno, come c'era successo poi dopo anche nei minuti finali a Pistoia perché le occasioni da gol le avevano avute prima, non le avevano avute nei minuti finali quando invece a 30 secondi alla fine siamo poi capitolati. Però in tanti piccoli particolari abbiamo ancora la necessità di migliorare perché questa è una squadra che ha la possibilità per poter soffrire ancora meno rispetto a quello che ha sofferto oggi contro un ottimo avversario, perché il Piacenza mi ha veramente fatto un'ottima impressione sia dal punto di vista delle idee, della qualità della manovra, ma anche dal punto di vista della tenuta atletica, e questo dà ancora più importanza a questi 3 punti. Ve l'avevo detto anche prima di Pistoia, ora abbiamo 2 trasferte, è l'ora di cominciare a portare qualcosa in più da fuori casa rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Siete riusciti però ad annullare una delle potenzialità di Piacenza, che è molto bravo negli inserimenti. L'aveva detto anche Franzini che voleva puntare su quello, però praticamente a parte qualche cross pericoloso, però insomma hanno fatto poco niente. Sì, sono stati bravissimi, soprattutto Foglia e De Feudis, ad assorbire gli inserimenti fino quasi alla linea dei difensori e poi a mollarli per non portare al tiro Trogordò da fuori area, che è veramente uno specialista nelle conclusioni da lontano. In questo sono stati particolarmente bravi e un po' magari forse anche il gol che abbiamo trovato a inizio gara ha costretto i nostri avversari a fare un pochettino di più la partita rispetto a quello che forse avevano in mente. Però ciò non toglie che quando siamo riusciti a giocare da dietro, quando siamo riusciti a fare 4-5 passaggi consecutivi, siamo sempre stati in grado di arrivare negli ultimi 30 metri. Questa è la strada che ci deve accompagnare, la strada da percorrere, abbinandoci agonismo, abbinandoci quella voglia di andare a riconquistare la palla, che poi agevola tantissimo il lavoro dei difensori. Ragazzi, ha battuto il Piacenza, comunque ha giocato delle ottime partite al di là del risultato, anche con chi al momento si trova nei primi posti della classifica. Che cosa vuol dire questo a livello anche di consapevolezza? Beh, vuol dire che abbiamo la possibilità di fare un campionato da protagonisti, perché per me fare un campionato da protagonisti vuol dire riuscire a stare con continuità nelle prime 5. Ci sono altrettante squadre importanti, però noi guardiamo quello che è il nostro cammino, il nostro percorso. Abbiamo ancora la necessità di crescere sotto tanti piccoli particolari, sia in fase difensiva che di gestione della gara. Però è un gruppo che ha voglia di migliorarsi, è un gruppo che sta bene insieme. Non ci sono prime donne, non ci sono calciatori che antepongono l'io al noi, e questo sicuramente agevola tutto il lavoro dello staff tecnico e ci dà la possibilità di poter scegliere con la massima tranquillità in un gruppo formato prima di tutto da uomini, da grandi professionisti e da ottimi calciatori.